buon cibo per il XXI secolo passa attraverso una necessità di ridefinire o comunque saper rispondere a queste sfide in termini di politiche, di pratiche, di comportamenti. L'agricoltura che deve fare a meno del petrolio e di qualcuno che si cimenta con cavalli, animali da lavoro, perché cioè, un paio d'anni fa appariva fantascienza, ora voglio dire il quadro non è così semplice come si possa immaginare. Allora, in presenza di una crisi economica che cosa succede? Dobbiamo consumare di più, quindi dobbiamo spendere più soldi e quindi se consumiamo di più questo sistema magicamente si mantiene caro. Voi intuite, anche se non avete studiato economia, che non funziona. E questo sistema sta incontrando dei limiti che sono dei limiti che sono sempre esistenti, che sono i limiti di un modello economico che appunto funzionava in un momento storico in cui le condizioni contingenti del pianeta erano diverse, cioè non eravamo sicuramente 7 miliardi di persone, ma eravamo invece 1,5 miliardi, eravamo 2 miliardi. Cioè guardate che noi cresciamo al ritmo di 1 miliardo ogni 10 anni. Quindi esiste un problema contingente di occupazione legato ad un modello che è stato creato per un pianeta che era diverso dal pianeta attuale, quindi che aveva delle situazioni contingenti completamente diverse. Però diciamo questa generazione millennia sicuramente è quella che non ha un ruolo all'interno del sistema di produzione. Questi esistono solamente come consumatori. In realtà che è un fatto culturale, un determinato approccio al mondo dell'agricoltura, come anche ad altre tematiche, ha portato alcune tematiche, alcune soluzioni semplici. Faccio un parallelo con una cosa che, ad esempio, tutto il tema degli organismi geneticamente modificati. Il problema non è la tecnologia in quanto tale, ma che questo tipo di tecnologia spinge su un determinato modello agricolo, che è un modello agricolo che è nato negli Stati Uniti, perché l'agricoltura negli Stati Uniti è grossi latifondi, un grosso utilizzo di pazze chimica e di pesticidi e di fertilizzanti. È nato lì, è stato sviluppato lì, il problema è che si prova ad applicarlo dappertutto alla stessa maniera, non funziona. Frutta e verdura, io penso che bisogna cominciare a rilocalizzare la produzione del fresco per una questione ambientale ma anche economica, perché è chiaro che se si comincerà a parlare del costo dell'impronta di carbonio, come si comincia a parlare, allora quel costo che prima non si vedeva per far venire la pera dall'Argentina si comincerà a vedere, e se si vede dopo non costerà meno, e quindi è evidente che il prodotto fresco non deve girare, deve essere prodotto in un luogo e consumato in un luogo. Buono, quello che è giusto è molto semplice. Un cibo è buono quando ha delle proprietà organolettiche che stimolano e danno il piacere mentre viene mangiato. Buono non è un concetto fisso, ma dipende molto anche dalla localizzazione di quel cibo. Quello che è buono qui per me non è detto che sia buono in un altro paese lontano. Pulito, la produzione di questo cibo deve essere pulita, non deve sfruttare l'ambiente in cui viene prodotto e deve garantire la salubrità di questo cibo. Giusto perché chi produce questo cibo deve avere la giusta remunerazione per lo sforzo che ha compiuto nel produrre un qualcosa che poi noi andremo a mangiare. Il coproduttore ex consumatore ha la responsabilità di cercare questo tipo di prodotto e di aiutare il produttore a non essere solo in questa sfida di un prodotto buono nel XXI secolo. Sicuramente il territorio è fondamentale, perché mantenere l'azienda agricola sul territorio è il primo passo per un buon cibo, e l'azienda agricola sul territorio si mantiene se i cittadini conoscono i prodotti locali, riprendono a mangiare locale, e questo è un principio valido nel nostro territorio ma in tutti i paesi del mondo.
è molto importante rispetto a un modello che ha imposto l'omologazione della produzione, sostenere invece la diversità della produzione, la diversità dei modelli di aziende agricole, la diversità dei mercati locali, nazionali, globali. Tutto questo aiuta ad avere un buon cibo. È molto importante, rinasce dai territori, però deve collegarsi in reti internazionali, perché questo dà forza proprio a un nuovo modello produttivo dove i cittadini, gli agricoltori dal basso si alleano per cambiare un sistema alimentare più giusto, sia dal punto di vista sociale, ambientale, ma anche che mantenga un'identità culturale che è un simbolo di tutti i popoli. Perché producendo pasta, che è classica, uno dei classici alimenti degli italiani, quello rappresenta sicuramente il buon cibo del buon cibo italiano, e quindi riuscire a rendere disponibile a un prezzo accessibile della buona pasta che possa essere consumata in Italia ma anche all'estero è sicuramente uno dei ruoli che ha la nostra azienda, quindi su questo, utilizzando le materie prime che da una parte sono di qualità e che in parte vengono anche dall'area locale, risulta essere sicuramente una delle attività che è una missione della nostra azienda. Nel sistema di globalizzazione è fondamentale recuperare lo spazio del mercato locale, e questo perché da una parte sostiene l'agricoltura che si trova in profonda crisi proprio a causa del processo di globalizzazione, ma anche perché produce una biodiversità che è importante non solamente per la nostra alimentazione ma anche per la sopravvivenza dell'intero pianeta, quindi cercare di superare quelli che sono i limiti naturali dell'agricoltura, del pianeta, del cibo è innaturale e ci porterà sicuramente allo sfacelo.